Difendi, dribbla, attacca, manda a segno quella palla. Fischio d'inizio, comincia il programma. Penalty play, ok. La curva salta, ole, ole. Accendi quella TV, ole, ole. Presenta Toto Ricci, ole, ole. Commenta il dopo incontro, ole, ole. Canale 78. Se cerchi il meglio del calcio dilettantistico, ci Toto Ricci allo schermo, il canale giusto, bro. Manda a segno quella palla e fai gol. Qui niente fuffa, si commenta il vero sport. Rivedi le partite coi protagonisti, l'allenatore, il calciatore, i giornalisti, i punti di vista, i risultati e le classifiche. Qua si fa calcio, non si pettinano bambole. Difendi, dribbla, attacca, manda a segno quella palla. Fischio d'inizio, comincia il programma. Penalty play, ok. La curva salta, ole, ole. Accendi quella TV, ole, ole. Presenta Toto Ricci, ole, ole. Commenta il dopo incontro, ole, ole. Canale 78. Lo sport, il calcio e non solo. Tutto questo è Penalty Play. Gli approfondimenti sportivi, le notizie, gli ospiti, le interviste dal mondo dell'attualità, la cultura e lo spettacolo. Penalty Play, curato da Ettore Tortorici. Telespettatori di Gold 78, ben ritrovati con il consueto spazio del pomeriggio tra le 14.30 e le 15.30, tra un caffè e un digestivo di Penalty Play, che come al solito punta gli obiettivi sugli approfondimenti sportivi e non solo. Però oggi è giovedì e quando arriva il giovedì io sono doppiamente contento, perché così mi posso sbizzarrire, posso evitare di parlare anche di calcio, anche se oggi faremo una piccola appendice, ma soprattutto parliamo il giovedì soprattutto di musica, di cultura, di arte, di spettacolo. E per l'occasione mi sembra giusto presentare chi mi accompagna il giovedì, ovvero Salvo D'Arrigo. Ciao, buonasera, Salvo, ben trovato. Ciao Ettore, buonasera a tutti. Siamo riusciti a trovarci una collocazione giusta noi il giovedì, no? Perché possiamo spaziare anche oltre lo sport. Io non me l'aspettavo alla mia età di andare in televisione e parlare anche non solo di calcio. Infatti, la settimana scorsa, per esempio, abbiamo presentato un libro interessante. Sì, piacevolissimo. Anche oggi presentiamo un libro interessante, doppiamente interessante, devo dire. Però non sveliamo niente, perché tra poco vado a presentare l'ospite. Anzi, lo faccio subito, che poi ospite non è, perché lui è invece il commentatore del martedì. E il martedì noi parliamo soprattutto di calcio giovanile, di scuole calcio, in genere parliamo di calcio. Mentre per l'occasione abbiamo tirato fuori l'ospite, lo abbiamo trasportato al giovedì e chiaramente siamo doppiamente contenti, perché non parliamo appunto solo di calcio. Abbiamo con noi il professore Salvo Pappalardo. Buonasera professore. Buonasera a tutti. Attenzione, perché oggi ci interroga Salvo. Oggi sono del rigore. Anche oggi perché abbiamo da presentare questo libro, Il lunario siciliano e il caso Verga, appunto scritto da Salvo Pappalardo. Salvo, però devi svelarci una cosa. Tu insomma sei stato un professore a scuola, sei stato un allenatore, un dirigente sportivo, un giornalista sportivo. Cosa c'entra Verga allora a questo punto? Perché hai scritto una cosa del genere? Dacci delle motivazioni giuste. Dobbiamo tornare indietro nel tempo al 1976, perché questo libro viene da questi tempi remoti, in quanto il professore Carmelo Musumarra, mio illustre docente, grandissimo docente, mi diede l'incarico di fare delle indagini, un'indagine letteraria. Oh, che bello! E mi diede alcuni spunti. Lavora e ti prenderai un buon voto all'esame di laurea. 11 punti, il massimo. No, meglio di così, insomma, non poteva andare. Hai avuto modo già di leggere qualcosa? Io. Perché a me il professore questo libro me l'ha dato ieri, io non l'avevo letto e non l'ho neanche potuto leggere, proprio perché ieri, tra l'altro, è stata una serata molto sportiva, quindi mi perdoni professore, ma oggi sono impreparato. Allora intanto libro... ti metto un puntino. La prossima volta, due. Due, vabbè. Col segno rosso. Allora, dicevi Salvo... il libro, mi correggi, Salvo Pappalardo... due anni fa mi pare. Qualche anno fa. A parte che sono stato uno dei privilegiati, uno dei primi a leggerlo. Cioè, il primo in assoluto. Il primo a comprarlo, primo a leggerlo. Addirittura. E l'ho letto in brevissimo tempo, perché si legge un libro scorrevole, molto piacevole. Ho scoperto tantissime cose che non sapevo, non conoscevo.
E poi ho assistito anche a diversi incontri, diverse presentazioni. Ah, bene, bene, bene. Perciò lo conosco abbastanza bene il libro. Ok, allora facciamo un passo indietro, perché ho da farvi vedere subito, come al solito, la schermata dei contatti per chi volesse, insomma, interloquire con noi. Abbiamo un numero WhatsApp, il 328 53 58 101, oppure il solito indirizzo email format.tv@penaltyplay@chiocciolatiscale.it. Siamo in diretta, come tutti ben sanno, anche sulla pagina Facebook di Ettore Tortorici oppure di Penalty. E vi ricordo pure che questa è una puntata che andrà in replica anche questa sera dopo le 23:30. Allora, il professore mi aveva dato un compito quando mi ha consegnato questo libro da leggere, sì, che io purtroppo non ho avuto tempo di leggere, e me ne scuso, però insomma sicuramente questa sera sarà importante, perché appunto leggerò questo scritto. E mi aveva dato due punti, due riferimenti, sì, Salvo, sì, che sono appunto il Lunario Siciliano e il caso Verba, due argomentazioni che, sì, danno il titolo, perché, chiaramente, a questo, perché, libro. Perché il libro in pratica si divide in due parti. Sì. Il Lunario Siciliano è la trattazione di questo giornale degli anni 30, 29 fino al 31, sì, mi pare, sì, durato, era uno dei tanti giornali letterari periodici che erano editi nella nostra isola. Che poi era stampato anche a Roma, mi pare. Sì, prima aveva una diffusione nazionale. Sì. Ecco, il punto essenziale è questo, perché va da Val Guarnera, da era nato a Val Guarnera, sì, va a Roma, perché a Roma c'è Telesio Interlandi. Telesio Interlandi. Un grande fascista per quei tempi, certo, il quale riunì attorno a sé, al quotidiano Il Tevere, tutti collaboratori siciliani e catanesi, sì, in particolare. Ho capito, quindi questo, da ciò... Sì, da ciò nasce, è collegato pure al caso Verga, perché in questo giornale nacque appunto questo caso Verga, che poi magari è giusto... Professore, ce ne parla ampiamente. Ma anche dobbiamo parlare del lei o del tuo, a Salvo? Io gli ho dato sempre del tuo. Per l'occasione, allora, anche io gli do del tuo. Data anche l'età. Trasmissione con noi il martedì. Data anche l'età. Che data l'età? Non c'entra niente. No, la mia. Datemi del tu, perché siamo amici da 50 anni. Insomma, questo caso Verga, caro Salvo... Scusa, una cosa, concludi. Allora, questo libro poi, che cosa praticamente stimola... il lettore andare a scoprire quello che sono il passato letterario della nostra isola. Ho capito. Io vado a riscoprire non solo nel libro, questo è uno stimolo, andare anche a spulciare nelle biblioteche, in altri testi, di quante riviste, periodici, settimanali, mensili, che erano edite nella nostra isola, da Catania, a Siracusa, addirittura c'era un movimento molto attivo, sì, molto letterario, e addirittura c'erano anche riviste anche satiriche. Bellissimo, ne cito qualcuna, Lei e Lario, e poi le donne, un gruppo di donne scrive, stampa Lei e Laria. Ho capito, ma erano dei provetti giornalisti o soltanto scrittori che si... Scrittori, insomma, dilettavano. Sì, sì, nella letteratura c'era un movimento abbastanza fermo, cosa che ormai non... Beh, siamo doppiamente contenti, Salvo, di questa cosa, no? Cioè, il movimento portava chiaramente cultura. Sappiamo che appunto agli inizi del Novecento l'Italia era piena di questa voglia di scrivere, e alcuni scrittori, insomma, ancora tuttora sono importanti riferimenti della nostra cultura. Beh, devo dire essenzialmente che furono anni meravigliosi per Catania. Catania era il centro culturale della Sicilia e dell'Italia, del sud, sì, perché tutti, c'era una generazione di scrittori, giornalisti, poeti, Arcangelo Blandini, un poeta finissimo, i quali tutti insieme hanno creato questa meraviglia. Oggi tutto questo non esiste più. Beh, è cambiata anche notevolmente la cultura, no? C'è chi scrive, certamente ha un altro modo di... Citiamo, da citare tantissimi grandi scrittori che sono rimasti nella nostra letteratura, da Federico De Roberto, certo, Mario Rapisardi, poi Ercole Patti, poi quelli che sono venuti anche dopo, la nostra cultura siciliana. E ce la dobbiamo tenere stretta. Per non parlare appunto del Verga. Vabbè, non parlare del Verga, che è il top dei top, voglio dire, chiaro, è logico. Anche se a me piacciono molto le novelle di Martoglio, se devo essere sincero, ma parliamo di un'altra tipologia e soprattutto di un'altra epoca. Sì. Martoglio, ricordiamoci, è stato elogiato tantissimo, anche nonostante la sua collocazione un po' nella farsa siciliana, nella tradizione più tradizionale, comica, tradizionale, certo, però di un grande come Antonio Gramsci, che lo citò come
riverito come un grandissimo scrittore. Sì, sì, sì. Beh, allora devo intervenire immediatamente perché Gramsci. Attenzione, parla il professore. Cita proprio Giovanni Verga. Evidentemente, cioè la base marxista-leninista verghiana, poi trattata da grandi, grandi critici come Romano Luperini, Vito sì. Masiello oh. e Palumbo. Proprio si basavano sulla frase che dice l'amico D'Enrico di Gramsci, che valuta Verga oltre a quello che era giudicato. Però molti lo consideravano un conservatore un po' estraneo alla realtà veramente popolare, ma un esteta della letteratura, anche se i suoi scritti, come cioè, nessuno può esimersi dal fatto che per un personaggio come per esempio Rosso Malpelo, che secondo me è stata una delle più belle novelle, sì, è vero. Sì, forse è meno conosciuta, forse è una delle meno conosciute, sì. Però è un personaggio che... Ma guarda, essenzialmente vedere il marxismo in Verga è una sottigliezza, ripeto, degli anni 70, perché i critici che ho citato erano tutti marxisti e leninisti. Il professore Musumarra, che non sì. era marxista, sì. mi diede la possibilità di indagare, sì. fare il confronto e dire che al tempo del fascismo, sì. cioè quando sì. Marx era inesistente completamente, tutti valutavano sì. Verga per quello che effettivamente sì. era. Ma chi scrive oggi di tradizione, quanto il Verga secondo te ha rappresentato un punto di partenza? Ah, guarda, 100%. Tutti gli scrittori moderni devono qualcosa a Verga. Qualsiasi scrittore, da Ercole Patti, ecco. Brancati, ora alla Torre Grossa, che fa eleva un verismo verghiano nel racconto, sì. nella visione. Però sì. tutti hanno qualcosa con Verga. D'accordissimo, come nel teatro. Tutti devono a Pirandello. Beh, chiaro, indubbiamente. Anche se parliamo di una tipologia di teatro. Il teatro moderno, sì, ma il teatro moderno deve tantissimo a Luigi Pirandello. Poco comico, ma molto intellettuale. Sì, sì. Che condivido, tra l'altro. Tolgo un attimo il sì. mestiere domandando una cosa. Appunto, il caso Verga, poi ne scoppia un altro, diciamo. Sì. E con Aso Rosa. Nel 73. Beh, Aso Rosa, mi sono dimenticato di citarlo poco fa, è stato uno dei primi critici a riassumere. Critico marxista. Marxista, sì. Il quale lui, nella sua opera, Il caso Verga, sì. Caso Verga 2, io sì. quando ho detto 2, sì. ha cercato di visualizzare la visione dei marxisti e leninisti. Ecco perché furbescamente il grande professore Musumarra mi disse: questi sì, hanno fatto questo lavoro meraviglioso, sto vedendo, sì, non criticava sì. mai i colleghi. Tu invece, Salvo, devi anticiparlo parlando proprio del primo caso Verga che ti invito a leggere. In quegli anni, certo. Sì. Bene, e quindi dobbiamo dire che siamo contenti ora, perché oggi sì, il penalty si è messo. Ma nella contentezza, però, ora devo stimolare sì, il caro e chiudiamo amico. Perché poi sì, tra sì, poco parleremo anche di una bella iniziativa che ci sarà nella provincia io di Catania. Io non l'ho dimenticato perché me lo sono appuntato, non ricordo. Ma questo, parlando di questo libro, sì. questo libro, che faccio una domanda un po' provocatoria, che successo ha avuto? La domanda, il successo di un libro è la distribuzione. La distribuzione, sì, la domanda sì. è molto bella, successo, anche cioè, se di vendita. Io devo dire onestamente che ho letto che è stato comprato a Toronto, in Canada. Addirittura. Sì, è stato comprato. L'avete messo online? Online. Ah, sì, sì, è stato venduto questo libro via Amazon. Sì, è una realtà sociale, certo, ma infatti, ma ben venga questa cosa. Ben venga, si allarga di più la vendita anche sì, ma vedi, il problema è che queste biblioteche tedesche, svedesi, inglesi che hanno comprato il libro, lo hanno comprato perché c'era la parola Verga. Cioè loro comprano tutto quello sappiamo, che riguarda Verga. Sappiamo il nome quanto è importante. Sì, ma Catania non è successo. Mentre la Fondazione Verga di Catania? La Fondazione Verga non ha il mio libro. Non ha il tuo libro, ahimè. Non so il allora, perché, Fondazione non Verga... Questo è un libro interessante, anche se io onestamente non l'ho letto, ma lo farò stasera. Te ne renderai conto. Certamente, esatto. Bisogna anche un po' alimentare chi scrive di Verga, insomma chi lo scrive è un siciliano, quindi la cultura è doppia sotto questo punto. No, io non sono siciliano.
Come no, non sono siciliano, io sono catanese purosano. Ah, va bene, va bene, ok. Catanese purosano, non ho nulla a che vedere né con i palermitani, neanche con i messicani. Ok, allora noi Salvo ti ringraziamo, sì. E voglio ricordare che martedì sei di nuovo con noi per parlare di calcio dilettantistico, soprattutto legato al mondo dei settori giovanili. Benissimo, allora io ti ringrazio dell'accoglienza. Anche perché poi ci continuerai a parlare non soltanto di questo libro, ma di quello che uscirà, speriamo bene, i primi di giugno, che invece ha a che fare con lo sport, con il calcio. Allora, con l'almanacco del calcio. Allora ti prometto, mi tolgo giacca e cravatta, torno allo sportivo di sempre. Bene. E poi vi parlerò dei giovani e calcio. Ho parlato con Alger Editore, che è l'editore non solo di Verga, dello stesso anche appunto del caso Verga, ma il dottore Grasso è stato gentilissimo e dovrebbe pubblicare entro un mese i giovani e calcio. Benissimo. Lo aspettiamo con veramente ansia, perché insomma racconta, anche per motivi proprio strettamente personali, certo, ha fatto calcio, insomma, saremo citati un po' tutti negli ultimi 40 anni. Non soltanto la provincia di Catania. Sono solamente 600 pagine. Vabbè, farai un paio di volumi. 200, sì, farò tre volumi. Harry Potter, versione calcio. Una trilogia. Grazie a Salvo Pappalardo, dunque. Grazie che a voi. Rivedremo martedì. Invece adesso io voglio parlare con Salvo, perché devo approfondire anche la Lega Pro, il Catania Calcio. Abbiamo tra l'altro una schermata che ci fa vedere proprio la classifica attuale della Lega Pro. Sì, lo aggiorniamo. Ci aggiorniamo, tra poco la manderanno in onda. Eccola qua, sì, Lecce in testa con 74 punti, poi abbiamo il Trapani con 68, il Catania con 67, Juve Stabia 54, Cosenza 51, il Monopoli e il Rende con 50 punti, la Casertana con 47, la Siculo Leonzo con 46 punti e poi questo Virtus Francavilla con 45. Questo cosa ci fa capire, Salvo? Che c'è stato questo ennesimo terremoto, sì, dovuto sicuramente ai vari problemi economici che buona parte della società hanno, il crollo del Matera. Credo che rispetto magari all'anno scorso, qualche anno fa, addirittura è ancora più notevole. Evidente, 19 punti il Matera punti, per problemi economici. Non solo il Matera, ma anche le altre squadre. È stata sconvolta la classifica. Sì. Tant'è vero, mi pare, se non mi correggi, la Leonzio già... La Leonzio è già matematicamente nei play-off. Lo abbiamo detto ieri, tra l'altro abbiamo avuto Davide Maugeri. Il Matera, nonostante tutto, è salvo, sì, credo. Comunque è stata sconvolta, comunque questa è la dimostrazione che ormai da anni il campionato di Serie C, ex Lega Pro, ora chiamiamolo a chiamarsi Lega C, cambiano i nomi, però è in un coma profondo dal punto di vista economico. Gli introiti, gli incassi sono miseri, non c'è... A parte qualche partita clou, giusto? Sì, qualche partita clou dovuta a qualche grosso centro come Catania, come Lecce. Poi gli altri, non dico che vivacchiano, ma sono moribondi. Dal punto di vista economico si leggono dati allarmanti. È vero, Non si sa quanto può durare ancora la vita di questa Serie C. Il fattore Matera ci ha un po' sorpreso. Perché, ma già c'era nell'area dei problemi, i giocatori erano... Però è anche vero che questi hanno fatto un campionato quasi da vertice, sì, per buona parte della stagione, sì. Le ultime tre domeniche, poi crollate, le ultime tre domeniche praticamente sono scivolati a tal punto che sono andati fuori anche dai playoff. Sono finito fuori, è uscito fuori, falsando anche a questo punto poi il campionato. Perché il problema economico è uno, giusto? Poi c'è il problema prettamente tecnico, è un problema di che falsa il campionato, certo, poi di punti, le squadre che erano magari nei primi posti ora si ritrovano. Chiaro. Vabbè, speriamo che ciò non avvenga almeno dalla prossima stagione, proprio perché dobbiamo migliorare. Ristrutturano o rivedono un pochettino la formula o la situazione, perché allora parliamoci chiaro, i ricavi della Serie C sono bassissimi. Anche troppo bassi. Anche troppo a differenza, bassi. Poi se facciamo la differenza con le altre leghe, Serie B, Serie C, Serie A, Serie B. È un altro discorso. È un abisso. Allora, voltiamo pagina, perché dopo aver parlato di cultura con Salvo Pappalardo, accennato anche al problema Lega Pro, problema perché effettivamente è un problema, le società sono in enorme crisi con i vari punti di penalizzazione con Salvo D'Arrigo, adesso dobbiamo parlare di un'iniziativa che si chiama Corri Valverde, e abbiamo qui con noi Santi Coppola. Buongiorno, buon pomeriggio, ben trovato. Allora,
subito, veloce. Allora, parliamo, parliamo di fit walking, perché sì, noi stiamo organizzando questa gara da ormai 5 anni. Sì. Quindi questa è la quinta edizione. Questa è la quinta edizione. Il ricavato, diciamo, è a sfondo sociale. Bene. Questa manifestazione è a sfondo sociale. Il ricavato andrà alla Misericordia di Valverde per l'acquisto di una nuova ambulanza. Oh, bello, bello, bello. Nel veramente. Frattempo mi sono cimentato anche, faccio parte della, ho una società di atletica leggera. Bene. E quindi la domenica successiva, il 13, noi faremo una gara regionale. Finalmente, dopo 4 anni di apprendistato, la federazione ha deciso di assegnarmi una gara regionale. E si svolgerà a Valverde? Si svolgerà a Valverde, su un circuito di 2,5 km. Domani avremo il circuito giudice, cittadino. Circuito cittadino, avremo domani i giudici che verranno, tra le altre cose, a omologare il percorso, tra le altre cose. È molto interessante. Sarà una giornata di festa, soprattutto anche stiamo coinvolgendo i ragazzi delle scuole primarie e secondarie, perché vogliamo che si avvicinino allo sport, soprattutto a questa, diciamo, a questa, all'atletica quando leggera. Quando si svolgerà effettivamente la Corri Valverde? Allora, la Corriamo Valverde è suddivisa in 2 giornate. La prima giornata, che è la non competitiva, sì, si svolgerà il 6, domenica 6 maggio, sì, partenza ore 10, start ore 10, raduno giurie e concorrenti ore 9 e partenza alle ore 10. Invece l'altra gara, quella la domenica più successiva, quella più importante, quella che è federale, tra le altre cose, che va a richiamare qualche nome importante dell'atletica. Ma adesso vedremo, ci stiamo lavorando, non diciamo nulla, ci stiamo lavorando, anche perché c'è stata di recente una gara a Trecastagni dove ci sono stati podisti di un certo no, sai perché, Santi, diciamolo pure, noi parliamo sempre di calcio spesso e volentieri, sappiamo che comunque il mondo del calcio ha dei grandi problemi, le strutture sono quelle che sono. Però è anche vero che anche l'atletica leggera non scherza. Ancora peggio, non perché scherza. Sono sport minori e quindi voglio dire, ci sorbarchiamo. I problemi non scherzano neanche proprio. Ci sorbarchiamo, cerchiamo, allora maggiori. Ne facciamo. Qual è la struttura maggiori più vicina a Valverde che fa l'atletica? La struttura, allora, noi ci appoggiamo sul campo di Catania, di Picanello. Sì, campo scuola. Che tra l'altro ho saputo, adesso è inserito in un progetto di riqualificazione. Sono arrivati dei fondi europei. Adesso vediamo se sono solo parole, solo per il semplice motivo che siamo vicini, siamo prossimi alle elezioni. Speriamo che il tutto la disponibilità si possa è doppia concretizzare. Ma è mai realmente possibile che soltanto una struttura riesce a coprire il bacino di atleti che fanno l'atletica leggera? Secondo me non riesce assolutissimamente, però c'è da dire anche un'altra cosa, che oggi fare degli investimenti importanti per poter sia costruire quello che può essere una cittadella dello sport da mettere a disposizione alla cittadinanza, ma soprattutto, secondo il mio punto di vista, la cosa importante e fondamentale, sai qual è? È quella di fare squadra. Io parlo perché abito a Valverde, però quotidianamente vivo Catania, tra le altre cose, per motivi lavorativi, però secondo me quello che bisogna fare squadra, e non perché magari in passato si sono fatti degli investimenti sbagliati e questo non ha portato poi alla lunga i frutti sperati. Ma chi quindi sono i ragazzi che fanno atletica oggi nel 2018 i ragazzi della provincia di Catania? Noi cerchiamo, frequentando le scuole, andando a visitare le scuole, portare diciamo, cercare di far sì che questi giovani possano avvicinarsi al l'ideale mondo dell'atletica. L'ideale sarebbe un nome, no? Cioè avere il talento che riesce a movimentare. Lo dovremmo tutto scoprire, ma là ci vorrebbero anche gli osservatori, cose che non ci sono. Io dico sempre, come nel tennis, no? Cioè il tennis ha il suo maggiore successo nel momento in cui sul territorio nasce una star, un talento, che poi in automatico trascina tutti gli altri a praticare quello sport. A tempo Panatta riusciva a monopolizzare l'attenzione e quindi a creare il movimento del tennis. Io però posso dire che parlando della città di Catania c'è un certo momento di attività leggera, andando a vedere quello che gira attorno al campo scuola, ce ne sono persone. Sì, no? Ma rimane l'unica struttura, come diceva Santi. Il problema, no? È un altro, non di chi vuole fare sport, il problema è delle strutture. Però riallacciando il fatto dell'investimento, cioè, si dovrebbe tentare, cioè indirizzare il fatto di piccoli impianti, anche di quartiere. Sì. Non c'è bisogno di avere le grandi cattedrali del deserto come nel passato. Certo.
ne sappiamo tanti anche a Catania, no? Oggi ci ritroviamo a Catania con pochissime strutture fatiscenti di qualunque tipo, dalle palestre ai campi di calcio al campo scuola eccetera, perché sono state quasi abbandonate, non c'è più nessun finanziamento, non, i campi, gli impianti hanno bisogno di manutenzione, anche perché poi diciamo l'abbigliamento non è neanche tanto costoso. Io parto sempre dall'idea che basta un bel paio di scarpe da ginnastica tra virgolette, basta, certo, e poi insomma tanto allenamento, il completino, cioè chiaramente ci vuole l'allenamento, è chiaro che poi nelle gare ufficiali la società mette a disposizione, chiaro. Ci sono gli strumenti, ci sono la ricerca degli sponsor, questo non è il problema nel poter abbigliare l'atleta. Tu da vivi, questo punto tu di vivi vista. A Valverde, che tra l'altro ha una struttura un po' in fase di abbandono. Abbiamo più strutture, abbiamo più strutture in fase, ma soprattutto di quel campo di calcio che tra l'altro dispone di uno sdargo considerevole, quindi l'idea, come dicevi tu, di costruire una piccola cittadella dello sport con dei piccoli campi di basket, di calcetto oppure di altre discipline sportive potrebbe alimentare come polmone. Noi da cinque anni che cerchiamo di farci assegnare, di farci concedere dal comune quella struttura, perché la nostra idea qual era? Era quella di poi tramite anche attraverso il credito sportivo, certo, far sì che rivedendo nella fattispecie se era possibile riprendere i fondi di Italia 90, perché lì sappiamo benissimo che ci sono stati assegnati dei fondi, però siccome era stato fatto un progetto un po' faraonico da questo punto di vista, alla fine di circa 2 milioni di euro, i fondi non li possiamo neanche utilizzare, perché li possiamo utilizzare solo ed esclusivamente se quel progetto viene effettuato. Immagino. Quindi ripeto, la nostra, diciamo, noi cosa volevamo fare di quei campi, fare un unico campo all'interno dei campi da calcetto, certo, in modo tale cercare di avere un'idea un po' imprenditoriale, chiaro, e da quell'idea far muovere, no? Insomma, le proposte non mancano, da quello che sto sentendo, e sono contento. Il problema è che spesso e volentieri le amministrazioni comunali, prima di concedere l'utilizzo di luoghi, di posti, strutture, sta sempre lì a pensare, mentre invece forse dovrebbe essere un po' più operativa, no? La burocrazia purtroppo che blocca, divora la voglia anche di chi vuole fare sport e di investire nello sport. Fare sport, ci siamo dimenticati, almeno le istituzioni hanno dimenticato, è una questione anche sociale, principalmente sociale. Certo. È l'atletica leggera, che non è uno sport super promozionato, anche di salute, è una bella realtà. Di salute pubblica. Certo. Allora, ritorniamo a parlare un attimo di nuovo di questa Corri Valverde, quindi di questi 2 giorni. Dovremmo avere tra l'altro anche una locandina che adesso facciamo vedere, eccola qui. Tra l'altro è una locandina dove avete anche la possibilità di creare attrazione con dei mercatini, dell'animazione, quindi l'idea di creare poi a tutti gli effetti un momento di assoluto relax. Diciamo che abbiamo la possibilità quest'anno di avere più domeniche da poter dedicare allo sport, perché c'è da dire anche vero che non facciamo solamente atletica, no? In questo caso con la corsa, col fit walking. La vostra associazione si chiama? ASD Atletica Valverde. Perfetto. Quindi abbiamo anche la possibilità, per esempio la domenica pomeriggio, domenica 6 il pomeriggio, abbiamo circa una quarantina di scuole di ballo, tra le altre cose. Bene. Avremo la mattina dopo la gara, faremo delle esibizioni, ci sarà il bastone siciliano, i ragazzi ci sarà anche momenti di karate. Ci saranno momenti anche di divertimento dedicati ai più piccoli col cavallo, tra le altre cose, perché avremo un pony a disposizione messo da un nostro sponsor. Tutto questo si svolgerà dove? Nel cuore di Valverde? Nel cuore di Valverde, sulla piazza del santuario. È agibile, perché vari crolli negli ultimi anni insomma hanno creato qualche problema nella zona. Diciamo che ci sono state alcune problematiche, ma adesso ultimamente ci sono state le varie perizie, sì, quindi siamo tranquilli. La piazza è agibilissima. Benissimo, qua si sentono noi continuamente, giorno dopo giorno, ci sono sempre leggende metropolitane. Le famose fake news che arrivano sulla rete. Non c'è nessun tipo di problema, perché a quest'ora fosse stata chiusa. Così, certo, come, anche perché nessuno così come vuole il santuario, tra le altre cose. Quindi allora, una giornata di sport, di divertimento, di spettacolo, sì, e poi anche con l'appuntamento per
il 13 con questo Grand Prix regionale con gli amatori master. Con gli amatori master, a dimostrazione che non è che devi essere per forza giovane per fare atletica, anzi, c'è proprio una cultura dell'amatoriale. Il percorso è tutto in pianura. Diciamo che il percorso, sì, in linea di massima per il 90% è in pianura. Ma mi dite che vuoi pensare però, di correre? Perché io le faccio ogni anno qualche... ancora scopro ancora, anche questa ancora. Cosa sì, di salvo. Io ogni anno faccio qualche... qualche... È abbastanza piatto, come si dice in, nel, nel mondo i tragitti sono uguali sia per l'amatoriale che per... Sì, i tragitti sono uguali, tra le altre cose per quale motivo? Allora, siccome noi siamo molto attenti e vogliamo organizzare la cosa nei migliori dei modi, giusto, nella giornata del 6 maggio ci servirà per come banco di prova, nel senso che noi il 6 maggio faremo il fit walking, ma attenzioneremo tutti nei minimi particolari laddove ce ne fosse bisogno per poter poi migliorare la settimana seguente. Per le iscrizioni si possono... Le iscrizioni si fanno del 6 maggio, si fanno in loco direttamente la mattina prima della gara. C'è un desk dove appunto si possono... E per quanto riguarda invece l'appuntamento del 13, perché a questo punto essendo una televisione regionale, allora, possono venire da chi... Da qualsiasi parte, d'altronde noi abbiamo anche dei canali, abbiamo Sicilia Running, quindi dove si occupano di... sono delle, diciamo, sia delle TV, sia delle pagine web che si occupano di... di atletica, chiaramente già gli atleti sanno cosa fare, circuiti, da un po' di tempo che è veicolata, perché ci sono dei regolamenti, ci sono degli aspetti tecnici anche da tenere in considerazione e soprattutto da seguire. Hanno la possibilità comunque ancora di un'altra settimana per potersi iscrivere. A noi di Penalty Play queste cose ci piacciono perché sono un modo diverso per promozionare soprattutto sport che non vengono quasi mai veicolati in TV, soprattutto nelle TV regionali. Pertanto quando arrivano, salvo noi lo sappiamo, lo sanno tutti, amiamo fare questo, perché è chiaro che c'è anche l'amatoriale che vuole correre, vuole rilassarsi, vuole trascorrere una giornata di spensieratezza. Un'altra cosa che mi preme dire è questa, che soprattutto anche la strada, poco fa mi dicevi quali fossero i nostri canali di ricerca per selezionare questi atleti, la strada molte volte, perché ci sono anche delle diatribe interne nel mondo dell'atletica, che si parla, ma facciamo, teniamo in considerazione maggiormente la strada piuttosto che la pista, ma in realtà la strada è un modo come far conoscere di più ai ragazzi. Certo. Il mondo dell'atletica, uscire fuori da quello che è l'impianto. Bene, allora noi ti ringraziamo Santi, sai benissimo che puoi contare sempre su Penalty per qualsiasi iniziativa, soprattutto appunto sul mondo dell'atletica, perché io ne sento poco parlare in TV, soprattutto in Sicilia, e questo ce ne dispiace, sperando che il campo scuola di Catania prima o poi possa essere ripristinato, perché l'ultima volta che l'ho visto era secondo me in condizioni pessime, ed è una cosa che mi dispiace tantissimo. Un po' tutti abbiamo fatto un po' di allenamenti nel campo scuola, io mi ricordo a scuola addirittura io ho fatto anche qualche preparazione calcistica senza pallone, perché lì il pallone è vietato, guai chi porta il pallone lì. Ci permettevano per qualche anno di allenarci, posso dire, con i cappuccini, di allenarci, fare la preparazione atletica. Bene, grazie, allora buon lavoro. Ti lascio la maglia praticamente, bene, grazie, ti ho portato la maglia della Corriamo Valverde. La facciamo vedere così. Tutti coloro che si iscriveranno il mattino del 6 riceveranno la sacca insieme alla maglia. Bene. Le iscrizioni sono sul posto, quindi mi raccomando, andate domenica 6 maggio Valverde, e poi anche l'agonistica, anche se intesa anche in alcuni momenti come amatoriale, il 13 maggio sempre a Valverde. Grazie a Santi. Grazie a voi. E noi ci fermiamo, adesso abbiamo la pubblicità, tra poco di nuovo in studio e gireremo ancora pagina perché parleremo anche di musica. Tra poco.
esclusivista per la Sicilia del marchio Mobilfer. Infoline 336-920727. Finalmente parlo delle cose che mi fanno impazzire, cioè della musica, del vinile, ma non soltanto del vinile, perché oggi in questa seconda parte, in questo giovedì di Penalty Play, che ormai tutti sanno è dedicato alla musica, allo spettacolo, all'arte, alla cultura in genere, ci sbizzarriamo. E devo dire che oggi, Salvo, finalmente ci hanno portato il nostro pane quotidiano, no? Cioè sì. Ci hanno scaraventato... io vedo vinili, un paio di vinili qui sul nostro tavolo. Un tuffo al cuore. Ci piace, perché noi siamo incalliti collezionisti. Io allora, ho ripristinato da poco il giradischi. Attenzione, perché un collezionista vero spesso e volentieri non ascolta mai la musica sul giradischi, perché il disco si rovina. Lo so, e un collezionista però, è talmente attento in questo. Bisogna ascoltare. Allora, perché abbiamo tanti vinili qui? Perché, proprio i Ramones? No, ho preso i Ramones perché mi piacciono, sono molto onesto, mi piacciono più dei Simple Minds, ma questa è una cosa mia personale. Perché siamo in mezzo a tanti vinili? Perché questo sabato 5 maggio, presso il pub Insonnia, proprio nel centro storico di Catania, in via Teatro Massimo, ci sarà la visione di un film che racconta il movimento dark degli anni 80 e 90 in questa bella città che è Catania, che è stata sempre paragonata da tutti gli intenditori musicali come una culla musicale proprio su movimenti, su artisti e su vari personaggi che hanno creato il mito appunto in quegli anni. E se parliamo di mito, in fatto di movimenti musicali, di culture musicali, non poteva mancare un personaggio che ha creato sicuramente con il suo marchio un movimento che ha rappresentato veramente un punto di riferimento in quel periodo, cioè stiamo parlando fine anni 80, inizi anni 90. Abbiamo qui con noi Baldo Alberti. Ciao Ettore. Ciao Baldo, ben trovato. Ciao. Allora, parliamo di Non Solo Nero, perché Non Solo Nero era sì una serata che si svolgeva in una nota discoteca, il Divina, che tra l'altro adesso non c'è più, sul fine degli anni 80 e sul fine degli anni e sugli inizi degli anni 90. Parliamo di quel movimento che non era appunto soltanto musicale, ma era un modo di essere a tutti gli effetti. Sì. Un modo di essere, un modo di credere a delle proprie ideologie e anche a una forma di libertà, comunque di pensiero, andare un po' contro le regole. Tra l'altro negli anni 80, fine anni 80, diciamolo pure, Catania viveva un suo fermento musicale non di poco conto, molto rock, molto dark. Molto rock, molto dark, che ha dato anche il via anche ad altro movimento rock, perché poi sono nati non con quel periodo, ma dopo De Novo e tutti gli altri. E tutti gli altri. Certo. È durato per lungo tempo. È vero. Musicale. E ancora tuttora, secondo me, questa scia esiste. Noi eravamo soprannominati la Seattle italiana. Sì. No? Cioè Catania viveva questo fermento musicale che culminava anche... Top. Che culminava anche con il tuo contesto di una serata dove si raccoglieva veramente il meglio della Catania che voleva divertirsi. Sì. Ma fu il momento storico del rock indipendente che nacque appunto con la famosa etichetta Contempo Records a Firenze. Firenze fu la città in Italia, tra virgolette, che portò avanti per primo il movimento rock indipendente, dark soprattutto, sì, però certo, rock in modo generale. Io tra l'altro ho rivisto Baldo dopo tanto tempo, sul finire del 2017, perché
Perché Baldo Alberti decise in quel periodo, insieme ai suoi collaboratori, di far rivivere quelle atmosfere con un evento che sarebbe andato in scena il 12 di gennaio. Il 12 gennaio. Al Ma che cosa successe appunto giorno 12 di gennaio? Sì, allora, prima la serata nacque alle industrie. Sì. Esattamente. Scusa, alle industrie, ho sbagliato. Ho detto alle, mamma, ma è un'altra cosa alle, che poi alle spiegheremo. Industrie sì, di Catania. I primi diciamo di gennaio del 2015-18. Dopodiché questa serata fu vista in spezzettoni attraverso anche il film grazie alla tua regia. Sì. Adesso vista parliamo appunto del film Alma. Infatti, ecco perché mi ero confuso sì. con i locali. Quindi il 12 di gennaio il movimento si ritrovò alle industrie alle e devo industrie. Dire che tra la sorpresa generale con gente un po' più anzianotta rispetto a 30 anni prima si scoprì che ancora la cultura musicale di quell'epoca era viva. Ma secondo me l'amore per il rock, per la buona musica, ecco, direi per la buona musica e poi in vinile non ne parliamo, infatti, non è mai scomparso. Non è mai scomparso. Cioè la musica che tra virgolette unisce tutti, qualsiasi genere musicale, certo. pur fatto bene. In particolar modo il rock, secondo me, non è morto, anzi, secondo il mio modesto parere, ci potrebbe essere una rinascita innovativa. Con più influenze innovativa. Rock o più influenze dark, secondo te? Secondo me è rock. Mm. Dark, diciamo, è un po' più da nicchia, no? Da nicchia. Però sento che il rock, come tu hai preso, guarda, non a caso. Preso, non a caso, sicuramente io. Ramones, molto punk sotto questo Ramones punto di sicuramente vista. Non sono un gruppo da definire dark, ma sono un gruppo che io amo punk, tantissimo, dell'era del punk, sì, certo. all'era quando io mettevo anche gli Exploited, ma l'era The Clash. The Clash, grandi Clash. Cioè, che posso dire? Possiamo dire tanto. Quindi il rock sicuramente andrà sempre avanti, non potrà morire. È chiaro che gruppi come Rolling Stones, gruppi come... Sono immortali, cioè, hanno un altro percorso. Dubbi che possono, ne possono nascere ancora. Sì. So, nonostante, spero e credo che qualcuno dei giovani possa... Tra l'altro tu in questa famosa serata Non Solo Nero di cui eri l'assoluto leader sul finire degli anni 80 e per buona parte degli anni 90 realizzavi delle performance che non erano soltanto quelle di mettere dei dischi, quindi fare il disc jockey, fare il vocalist, ma anche dal punto di vista visivo erano e sono rimaste sicuramente innovative per il periodo dove comunque la trasgressione esisteva ma non era la stessa che viviamo oggi. La trasgressione nasce fondamentalmente dal mio io. Io nasco rock, ma nasco un anticonformista 100%. E non è facile, soprattutto sì. in quegli anni, vivere la tendenza a tutto tondo non era facile. Non lo è, secondo me, tuttora, anche se oggi ci sono... l'evoluzione internet e così via. Certo. Ecco, secondo me questo, poi se vogliamo parlare ancor più nel profondo di come ho portato la trasgressione sotto forma di animazione, certo. sotto forma all'epoca di primi spogliarelli che portai nei locali. Tu insomma, lo stai vedendo adesso, sicuramente ha un'età, certo, un'età, ma io che l'ho vista all'opera sui vari cubi. Ma da rock, tutto questo da rock, perché il rock era tendenza. Certo, certo. Poi nacque Amnesia, da lì ci fu un esplosivo un po' allora, negativo. Allora, giorno 12 c'è stato questo evento alle industrie e da lì è partita l'idea di realizzare questo docufilm che racconta appunto a tutti gli effetti quel movimento di quegli anni, un docufilm che è stato appunto visto al MA e che può essere rivisto, ingresso gratuito, presso il pub Le Insonnie appunto questo sabato a partire dalle ore 23. Vorrei precisare che per chi non ha visto o per chi l'ha già visto il film al MA, in questa occasione e all'aperto potrà vedere un'edizione diversa. Sì, è stata...
Tu ancora sai, di più limata. È stata più una versione integrale e ovviamente in edizione limitata. Certo. Chi vorrà potrà avere anche. Allora, abbiamo un frammento di questo, sì, di questo film, caro Salvo, così sì, a parte perché... che ti aspettiamo sabato sera, sì, comunque, senza, a partire certo, dalle 23. È bello questo che aspettiamo, gente ultra cinquantenne che va a vedersi una cosa di questo genere. Però è anche vero che su fine degli anni 80 avevamo 30 anni, quindi ci può anche stare, sì, no? Pure, sì, una trentina d'anni. Oh, voilà. Si è sempre giovani dentro. Si è sempre giusto, no, no, poi chi ascolta rock, chi è appassionato di rock, è bravo. C'era qualcuno, chi ha la cultura della musica ce l'ha per sempre. Il chitarrista che diceva ho imparato più da 3 minuti di un brano rock da tutti gli anni a scuola. Giusto. Guardiamoci questo breve estratto dal film e poi così ci chiacchieriamo ancora su. Guardandomi un po' dietro per un attimo, forse ho dato molto per quest'isola che meriterebbe molto di più, non merita tutto questo io vado contro, tu sei così, tu sei colà. Divertiamoci, la musica a mio parere, che sia black, che sia jazz, che sia funk, sia dark, sia classico, la musica unisce, non separa, ragazzi. Ecco, questo era un estratto del film Non sono nero, The Film, che potrete vedere appunto giorno 5. E ci rendiamo conto come giorno 12 di gennaio del 2018, a distanza di oltre 30 anni, la discoteca Industria si è riempita, a dimostrazione che allora nulla è cambiato. C'è chi ha vissuto quegli anni, vuole ancora sentirsi protagonista. La pelle d'oca, mi credi? Posso immaginare. La musica è un linguaggio universale. Un linguaggio universale, immortale. Ed è anche vero che in questo caso diventa immortale. Poi, perché certo, se io, che faccio un altro mestiere nella vita, possibilmente vado e vivo quella serata, come è successo il giorno 12 alle Industrie, mi rendo conto allora che il tempo si è fermato. Ma io... Per esempio, non riesco a concepire, ho qualcuno che qualche persona che non ami la musica, è rarità. Io definisco sempre la musica la colonna sonora della mia vita. Bravo, anche bravissimo. Io. Non posso vivere senza musica. Io prendo un vinile a caso. Sì, giallo. Questo, non è proprio a caso. Non è proprio a caso, perché è giallo. Perché da collezionista di musica, certo, quando io vedo una Nico... Cioè, tu dimmi se la musica ha età oppure... No, cioè, io riesco ad ascoltare Nico. Non ha ex età. Velvet Underground. Una grandissima cantante, poverina. Avevo visto anche un vinile bianco, se non sbaglio. Ma di bianco io ho... Avevo visto qualcosa. Vabbè, a parte i Simple Minds. I grandi... Allora, parliamo di Depeche Mode. Quando io misi Depeche Mode all'epoca... Dissero, ma questo qui... Per pazzo. Tu sei pazzo, l'elettronica non va bene.
oggi? Sì, era ancora, anni 80, giusto? 80. Vabbè, parliamo di decenni fa, quando la musica, a parte nuovi generi, cioè nuovi generi, nuovi artisti sconvolgevano anche quello che era... A parte che erano soltanto le radio che tipo... potevano proporre delle cose alternative, sì, perché chiaramente non esisteva internet, quindi la diffusione musicale della ricerca anche di suoni diversi era praticamente impossibile. Sì. Baldo, appunto, cioè tu come facevi a conoscere i Depeche Mode nell'82, allora io 83? Io sono una persona che va alla ricerca, come le mie performance, no? Costruivo, andavo alla ricerca, il famoso Rockerilla, bravo, la rivista, poi Ritual, c'erano delle, poi partivo, ma non è come adesso, andavo alla ricerca, ma non è come adesso che tu vai oggi su un computer con un click, conosci subito il gruppo Pinco Pallino, che è completamente sconosciuto al mondo. Ma questo non lo puoi avere con un click. Con un quando è un non solo nero e bianco, sono i Joy Division, ragazzi. Di cosa stiamo parlando? Perché una volta esisteva questo nell'ambito della fruizione musicale. Io lo ricordo, come giustamente hai detto tu, ascoltavo ogni pomeriggio attaccato alla radio Per Voi Giovani, poi c'era Supersonic Michel la sera, Michel Pergolani. Poi c'era Raffaele Gascola, che mi faceva impazzire, presentatore, facevano anche i gruppi italiani. Erano altri tempi, anche perché ognuno di noi, appassionato di musica, andava scoprendo un artista, poi cercava di scoprirne altri sullo stesso genere. Attenzione, perché poi non era neanche tanto facile procurarsi il vinile. Allora, esisteva il mercato dell'importazione. La mia maniacaggine, dove arrivava insieme ad alcuni DJ dell'epoca, io andavo dal signor Bonanno, ad esempio, la discoteca. Se vi ricordate il famoso da Bonanno, arriviamo di Catania, per gli amici che ci seguono, arrivavano 10 copie di un gruppo, me ne devi dare 11. In cioè, modo che così diventavi esclusiva. Sì, e quindi i ragazzi mi dicevano motivati. Poi succedeva quando portavo questo, gli Assassin, che cos'è? Alcuni manco sanno gli Assassin. Una bella cover del grande David Bowie, grande mio maestro, delle mie performance. Sì, è vero. Cioè, trovare questo ispiratore top, che dire, queste sono emozioni. Perché succedeva, allora a me succedeva, credo a tutti, girando il disco, l'album, bellissime, quelle che si aprivano, meravigliosi i testi. No, si andava a scoprire, a cercare la formazione, poi da quella formazione magari... l'artista che era all'interno della formazione, il chitarrista, il batterista, avevo fatto altri dischi, avevo collaborato con altri gruppi. Diventava un disco anche informativo. Certo, informativo. È cambiato tutto. Ma infatti io facevo in una emittente radiofonica un programma specifico Dark, dove davo delle informazioni a Pedara, una radio, mi ricordo, su via della... via principale, famose radio locale, dove davo informazioni, in realtà forse 10 vinili, quindi il programma era molto informativo. Allora, non dimenticate, l'appuntamento è per sabato sera a partire dalle ore 23, pub L'Insonnia, via Teatro Massimo, proprio nel cuore di Catania, via Teatro Massimo numero 7, ingresso gratuito, ci sarà la visione di questo film, Non Solo Nero. Vogliamo anche ringraziare chiaramente tutti i ragazzi del tuo movimento che ti hanno seguito in questi anni, che sono stati anche autori e partecipi del progetto del 12 gennaio. Certo, io ringrazierei comunque tutti i DJ dell'evento dell'industria, anche se alcuni non saranno presenti per motivi loro personali. Ringrazio comunque Massimo Scarantino, Fernando Geni, che sarà presente al DJ set di questo sabato. Ringrazio Chris Martins, Nino Verri, Nino, il grande Nino Verri, nonché mio amico di grandi viaggi di concerto, Fabio Costanzo, Fabio Ruggero, Rosario Costanzo sarà l'artefice insieme a Fernando Geni di questo sabato nel suo DJ set. Bene. Poi altri, e poi ci saremo noi. Ringraziamo Salvo Rivera e Peppe Paci, che comunque aiutano nella mia e anche la direzione artistica del pub L'Insonnia, che ha sposato questo progetto. L'Insonnia, che lo ha sposato, grazie anche ai miei ragazzi che
che mi aiuta nell'organizzazione. Allora, Salvo, ci dobbiamo preparare, ci dovremmo vestire tutti di nero. Di nero? Non solo nero. E come ci dobbiamo vestire? Ma vestiti come ti pare. Mi ero un po' preparato anche sul dark. Qualcosa a me piaceva. Il dark comunque. Alcuni dischi di dark. Io non sono un grande amante di quel genere, però lo apprezzo. La pista al Divina, al Cabana. Infatti. Allora, io mi vestirò di nero, Salvo si vestirà di bianco? E facciamo... facciamo bianco e nero. Insomma, ci vestiremo come vogliamo, poi alla fine l'importante la è ritrovarci tutti La musica è importante, insieme. Credere in quello che si, Baldo, si ascolta e così stiamo via. Per chiudere, certo. Una battuta e una risposta veloce in 30 secondi. Ma dai. Ma l'idea di tornare di nuovo in pista per riproporre un nuovo modo di fare musica e viverla con delle nuove performance ti è balenata in testa oppure no? Diciamo le nuove performance, sì, molto cattiva. Le performance, lasciamole come ricordo di ciò che ho fatto, che a mio parere, in base alle richieste che io tutt'oggi ho, vuol dire che rimarrebbero ad oggi ancora delle novità. Bravo, giusto. E questo è uno. L'altra, insomma, la musica, non so perché no, mi frulla in testa, sono spinto da varie parti. Baldo, ma fai. Ci stai pensando su, dai. Potrei pensarci, no? Chissà, anche con l'aiuto tuo. Vediamo che possiamo fare. In questo progetto aiuto di tutti quanti. Certo, sì. Ho dimenticato qualcuno, anche Cesare Alberti, Cesare Alberti, mi aiutò certo. All'epoca nell'organizzazione. È vero. Alberti, caro Baldo, noi ti salutiamo, ti ringraziamo. Appuntamento quindi a sabato a partire dalle 23. Ti aspetto. Grazie a Baldo Alberti, grazie a voi. Oggi ci siamo divertiti. Bellissimo. Perché abbiamo parlato del libro di Salvo Pappalardo e della musica che ha creato con il suo movimento Baldo Vorrei Alberti. Vorrei fare un appello ai giovani. Sì, comprate i vinili. A riscoprire i vinili e la musica. Ma c'è un grande ritorno del vinile. Comprate. Bene, grazie a tutti, grazie a Salvo, con te ci rivedremo giovedì prossimo. Parleremo anche chiaramente di musica e non soltanto. Per quel che mi riguarda invece vi do appuntamento a domani, a partire come al solito dalle 14.30 per una nuova puntata di Penalty Play. Ringrazio in regia come al solito Andrea Salerno e Roberto Di Marco con il coordinamento di Giuseppe Giuffrida. Grazie ancora, appuntamento domani alle 14.30. Ciao. La vita un soffio, corre come il vento. Verde, ed io non so spiegarti come il tempo vola, si vince o si perde, ma tu fremi e vuoi giocare. Mi insegni che la vita la posso amare anch'io, è la mia partita e so per chi ti fare, amore mio, vinci per me. Tu che sai come fare, corri per me, tu che sai dove andare. Sei il campione della vita e se tutto è un campionato, con la strada in salita non ci manca il fiato, perché vincere è la ragione per cui tu sei nato. Perché vincere è la ragione per cui tu sei nato. Perché vincere è la ragione per cui tu sei nato, perché vincere è la ragione per cui tu sei nato. Vinci per me, tu che sai come fare, perché vincere è la ragione per cui tu sei nato.